sempre più dure, pure l'uscita di Chiara, che comunque era quella che metteva più allegria. Però mi sono ripreso, anche perché sono entrate due persone stupende, alle quali mi sono legato tantissimo in pochissimo tempo. Il brano inglese che Marco canterà è un pezzo che ama molto e in linea con il suo percorso. È Kiss the Prince, che è un altro folle. Attraverso la musica passano tutti i suoi disturbi psicofisici e arrivano tutti. Lui si emoziona ed emoziona. Se anche se non posso lo dico ugualmente, a me piace Marco. Morgan gli rende la vita non facile. Ma io credo che comunque Morgan abbia centrato la mia personalità. Marco è bravo, anche se a volte io l'ho trovato un pochino sopra le righe. Alcune tonalità sono state un po' troppo estreme. Morgan mette cose sue dentro, ma tu non sai se l'artista che hai di fronte è uguale a te. Mi fido di Morgan e credo che comunque scelga i pezzi. Bene, andiamo avanti invece con la musica.